Condividete poi lo schermo. Sì, con le... Buonasera a tutti, scusate per il mio ritardo. Sono Ettore Ruggero, sono lieto di annunciarvi il nostro nuovo webinar. Il webinar di oggi ci vede con Rita Pollonio e Giulia Carosella, che vi presenterò e che sono qui collegate. Già pronte per dialogare con noi sul tema di oggi, che è avviare una struttura alberghiera imprenditoriale, una sfida entusiasmante per l'incoming del tuo territorio. E allora ricordo che il webinar dura un'oretta, sarà possibile nella seconda parte del webinar poter fare delle domande, domande che ho già detto è possibile fare prenotandosi, cliccando sull'icona della manina a sinistra del vostro pannello di controllo. Io, in ordine di priorità, vi darò la parola, quindi aprirò il vostro audio, che al momento è chiuso, quindi vi chiederò di essere sintetici o per un breve contributo, soprattutto per fare domande alle nostre relatrici, che ancora ringrazio per essere con noi. Grazie a voi e grazie agli intervenuti. Do la parola allora a loro, chiedendo di condividere lo schermo, perché sarà possibile seguirle attraverso la presentazione di PowerPoint, che poi sarà possibile poi inviare a ciascuno di voi al termine dell'incontro, con eventuali materiali di cui dovessimo parlare un po' nel corso del webinar, che potrebbero essere utili a ciascuno di voi per proseguire nell'incontro. Abbiamo oggi con noi una serie di operatori turistici, una serie di persone che si occupano anche di commercializzazione dei prodotti turistici locali, e poi anche qualcuno che è interessato ad avviare attività extra ricettive. Le domande che qualcuno di voi ha già fatto, io le ho già girate alle relatrici, quindi ne terranno conto nel corso del nostro dialogo. Quindi passo allora a loro la parola e buon webinar a tutti. Grazie. Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento. In ultima poi battuta ci presenteremo in modo più dettagliato, ma vogliamo subito appunto parlare di strutture ricettive extraalberghiere imprenditoriali. Se è Noi in realtà se... possibile modificare leggermente la telecamera in modo tale che Giulia possa essere centrata. Perfetto, Ecco, benissimo. adesso ci Benissimo. sono? Perfetto, Perfetto, grazie. grazie mille. Allora, siamo specializzate in ricettività extraalberghiera dal lontano 1998, però negli ultimi tempi abbiamo deciso di concentrarci sulle strutture ricettive imprenditoriali perché abbiamo notato che sono escluse dall'attenzione generale. Cosa significa attenzione generale? L'attenzione delle istituzioni, dei media, degli operatori, che invece vogliono analizzare, vogliono affrontare soprattutto le strutture come i bed and breakfast e le case appartamenti e vacanze a gestione occasionale e in modo particolare, però non sono strutture ricettive, le locazioni brevi, le cosiddette locazioni brevi, regimentate dal codice civile e dalla recente normativa numero 96/2017. E invece le strutture ricettive extraalberghiere imprenditoriali svolgono un ruolo primario nel mercato turistico perché non solo godono di tutti gli aspetti positivi che generalmente vengono riconosciuti ai soli IBI e alle CAV a gestione occasionale, quali ad esempio lo stretto contatto con gli aspetti più autentici del territorio, l'affabilità e il calore dell'accoglienza. Ma queste strutture imprenditoriali, per la natura stessa che possiedono, danno la possibilità di svolgere l'attività in modo continuativo e non saltuario e anche in forma organizzata, facendo ricorso anche al contributo di figure professionali retribuite estranee al nucleo familiare.
Quindi abbiamo spiegato il perché dell'importanza di queste strutture e dell'attenzione che noi rivolgiamo loro, ma il punto focale è rappresentato senza dubbio dagli aspetti normativi nazionali e soprattutto regionali. A questo punto lascio la parola a Rita Pollonio per un breve excursus su questa tematica. Perfetto, allora benvenuti di nuovo a tutti quanti, sono Rita Pollonio, volevo andare avanti le slide, scusate, ma un attimo. Ecco, allora parliamo un attimo di legislazione, ahinoi, perché è importantissimo fare esattamente le cose secondo la legge. Allora, le leggi in Italia sono tantissime, come voi sapete, ci sono leggi nazionali e ci sono soprattutto leggi regionali. Perché? Perché con la modifica del titolo quinto della nostra Costituzione, dell'articolo 117, da lontano, mi sembra 98, le regioni hanno pieno diritto di legiferare in materia di turismo. Quindi, in questo caso noi potremo avere delle legislazioni che riguardano le strutture ricettive che sono diverse da una regione all'altra. E quindi capite che chi deve aprire una struttura ricettiva deve assolutamente informarsi presso la regione di riferimento e verificare le leggi. La legge nazionale che ho indicato nella slide, spero che si veda, è il codice del turismo del 2011. È stata l'ultima legge nazionale che voleva mettere ordine nel comparto turistico, adeguando un po', diciamo, la legislazione al movimento del turismo, alle modificazioni intervenute. Però per quanto riguarda questa legge è vigente, ma per quanto riguarda la ricettività è stata impugnata dalle regioni e quindi gli articoli che riguardavano la ricettività alberghiera e extraalberghiera comunque sono stati cassati, quindi non sono più validi. Quindi ancora una volta leggi regionali. Ecco, dal punto di vista, adesso non possiamo entrare nel dettaglio ovviamente delle leggi regionali perché ogni regione, come dicevamo, ce l'ha. Noi nel nostro manuale, nei manuali che redigiamo, mettiamo sempre riferimenti per ogni regione. Allora, quali sono però le famose tipologie ricettive extraalberghiere a conduzione imprenditoriale? Sono diverse, ne abbiamo messe alcune, quindi quelle più diffuse in tutte le regioni, che sono l'affittacamere, questo risale veramente alle prime leggi sul turismo, i bed and breakfast a gestione imprenditoriale, perché nel corso degli anni alcune regioni hanno verificato che il bed and breakfast era una struttura ricettiva a conduzione familiare molto interessante, ma poteva essere gestito anche in maniera imprenditoriale. Poi ci sono le case vacanza. Le case vacanza sono appunto normalmente case intere, quindi appartamenti o case intere o porzioni di queste che vengono date, scusate, che vengono date in affitto ai turisti, complete di cucina soprattutto e di tutto il mobilio. Quindi in questo caso la differenza, soprattutto lo dico subito perché molti non conoscono la differenza, tra case vacanza e bed and breakfast sta nel fatto che la casa è indipendente, ha la sua cucina, l'ospite può cucinare un po' come vuole, mentre nel bed and breakfast è il gestore, o meglio, il proprietario che provvede unicamente all'erogazione della colazione senza altri pasti. Poi ci sono le locande, no? Locande è una bella terminologia molto bella usata da sempre, però dal punto di vista legislativo la locanda non è altro che un esercizio di somministrazione di cibo, quindi leggi un ristorante, una pizzeria, che ha la gestione di alcune camere. Quindi esisteva già prima, nel senso che si diceva che chi aveva già la licenza di affittacamere poteva poi gestire la ristorazione e viceversa, quindi con un'unica licenza. Quindi adesso le locande sono state evidenziate ulteriormente e quindi sono diciamo, esercizi pubblici di somministrazione cibi e bevande che hanno le famose camere. Poi ci sono poi le regole, si definiscono il numero di camere, poi ogni regione ha le sue specifiche, come vedremo. Poi ci sono anche le famose country house, esercizi rurali o case di campagna, che non hanno niente a che vedere con l'agriturismo. Sono di solito case rurali dove non esiste l'attività agricola, mentre per l'agriturismo è necessaria l'attività agricola,
In questo caso non ci sono gestioni di attività agricole, ci potrebbero essere, ma non sono richieste, ma sono case ubicate in zone rurali di campagna, poi ogni regione ha la sua terminologia, per esempio nel Lazio vengono chiamate appunto country house. E offrono appunto pernottamento, spesso sono piccoli appartamenti, possibilità di cucinare e addirittura in alcune regioni si parla addirittura di 20 unità abitative, cioè quindi sono anche molto grandi. Per esempio, guardavo quella del Lazio, dove si dice che le country house sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale, per esempio, in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Quindi queste strutture devono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa. Quindi proprio c'è l'imprenditore che vuole investire in zone di campagna. Voi sapete che adesso anche il turismo lento, il turismo verde è una delle tendenze che si sta riaffermando in maniera preponderante, quindi molto interessante. Quindi non hanno servizio agricolo, come dicevamo, offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi come di cucina. Poi vi sono dei limiti che riguardano appunto gli aspetti urbanistici, dove sono ubicati, adesso non entriamo in questi particolari. Quindi è un ventaglio molto ampio di strutture che possono essere gestite in maniera imprenditoriale e che sono esattamente appetibili diciamo, dai viaggiatori, perché il viaggiatore adesso sceglie gli alberghi, senz'altro, ma va a cercare le strutture un po' diverse, anche perché il turismo, voi sapete, adesso si sta un po' lanciando in destinazioni differenti, quindi la scoperta dei piccoli borghi, dell'autenticità, quindi niente di meglio che questo tipo di strutture per essere inseriti a maggior ragione sul territorio, quindi essere più a contatto con un territorio anche agricolo, anche diciamo di campagna, se vogliamo, no? E quindi insomma. A questo punto direi che, vabbè, io Vabbè, lasci la patata ho fatto un po' bollente. di pasticcio, Sì. però passo a Giulia La patata la bollente. patata bollente delle cose più Infatti, come come avviare avviare l'attività. l'attività. Ecco qua. Prima di parlare di come avviare l'attività, che è un tema fortemente avvertito come importante da molti dei nostri ascoltatori di oggi, provo a lanciare un primo webinar che ci aiuta a comprendere di più e anche a conoscerci un po' meglio, in modo tale poi da anche da parte vostra eventualmente commentare. Abbiamo visto le diverse tipologie di strutture extraalberghiere. Ecco, vediamo chi è interessata o interessato ad avviare un'attività extraalberghiera, così come sono state un po' descritte da Rita. Possiamo avviare il sondaggio in qualche secondo, in modo tale che non prendiamo troppo tempo. E ancora qualche secondo, chiedo a tutti di poter votare e così vediamo e condividiamo insieme i risultati. Passerò poi subito la parola a Giulia, che avrà modo di commentare eventualmente con Rita il risultato. Provo a chiudere il sondaggio tra qualche secondo. Mi sembra che abbiano votato quasi tutti. Condividiamo quindi i risultati, che sono i seguenti. Quindi un 50% è interessato ad avviare un'attività, pochissimi, diciamo, sono qui al nostro webinar, magari per aspetti che adesso scopriremo meglio con qualche altro sondaggio, e il 44% forse, il che vuol dire che molti ritengono di dover acquisire una serie di elementi che ci auguriamo anche lo stesso webinar di stasera possa offrire loro per una migliore valutazione. A te, Giulia. Allora, come abbiamo intitolato questa slide, poche mosse ma un impegno grande. Non a caso siamo di fronte ad un'attività imprenditoriale che ovviamente ha delle implicazioni decisamente più complesse rispetto ad un'attività ricettiva gestione occasionale.
Si diventa imprenditori per vincoli legislativi regionali, come abbiamo visto, oppure per obiettivi personali, ad esempio di realizzazione o di crescita professionale. Infatti, non è così raro il caso di operatori ricettivi occasionali che decidono di fare il salto di qualità trasformandosi in imprenditori e trasformando la loro attività in tempo occasionale in un'attività primaria. Comunque, qualsiasi sia il motivo per cui si intraprende questa strada, il futuro imprenditore ha di fronte a sé un percorso per l'avvio dell'attività molto rigoroso, conseguenziale, costituito da vari step, il primo dei quali, come molti di voi già sapranno, è costituito dalla stesura del business plan, vale a dire il documento che consente al futuro imprenditore di verificare la fattibilità del suo progetto e la sua validità sotto il profilo economico-finanziario. Infatti, nel business plan vengono portati alla luce tutti gli elementi che costituiscono un progetto imprenditoriale, qualsiasi esso sia. Quindi dalla descrizione dell'idea, all'analisi del mercato di appartenenza, fondamentale ad esempio l'evidenziazione della concorrenza. Poi la previsione economico-finanziaria a 3 anni, gli aspetti critici e deve essere anche stilata una pianificazione delle attività, degli interventi che si intende attuare e che devono essere anche valorizzati scrupolosamente. È chiaro che è una fase in cui una persona che non si è mai cimentata con un'attività imprenditoriale deve e può farsi aiutare in primo luogo dal commercialista di fiducia, oppure dalla Camera di Commercio, che è un ente pubblico a valenza territoriale, provinciale o pluriprovinciale come nel caso di Milano, oppure legata alla città metropolitana competente dal punto di vista appunto territoriale. Business plan ci consente anche di mettere a fuoco quella che è la forma giuridica più coerente con i propri obiettivi, con la propria situazione. Come saprete, senz'altro, 3 sono le forme giuridiche per un'impresa: la ditta individuale, la società di persone e la società di capitale. Una volta formalizzato un business plan coerente, diremmo che sta in piedi, concreto, dalle fondamenta solide, si può passare alla fase più operativa, quindi schiacciare il pulsante start. Anche in questa seconda fase abbiamo di fronte a noi una serie di step e per fortuna però ci viene incontro un servizio telematico che consente di espletare tutti gli adempimenti necessari per l'apertura di una struttura ricettiva ex-alberghiera imprenditoriale, la cosiddetta comunicazione unica, detta anche familiarmente comunica, che è appunto un servizio telematico. Questa comunica o comunicazione unica deve essere inviata con posta certificata all'ufficio del registro imprese della Camera di Commercio competente per territorio. L'ufficio registro imprese, una volta ricevuta la comunicazione unica, cosa farà? Smisterà le varie pratiche agli enti competenti, in primo luogo il SUAP, che è lo sportello unico attività produttive del comune dove si intende svolgere l'attività, quindi, per ripetere una formula tecnica, competente per territorio. Poi la richiesta di codice fiscale di partita IVA sarà inoltrata all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione all'INPS e all'INAEL ai relativi uffici e così via. Come vedete, comunque, questa pratica, se nella sua costituzione è abbastanza complessa, per quanto riguarda l'inoltro, è semplicissima. Basta appunto schiacciare il pulsante invio e inoltrare il tutto, come dicevo, all'ufficio registro imprese della Camera di Commercio di
diciamo, di appartenenza per semplificare la cosa. Però ci sono degli obblighi che sono connessi, sono di stretta pertinenza dell'attività ricettiva, come l'iscrizione al portale alloggiati, che è il portale della pubblica sicurezza, al quale poi saranno inoltrati i dati dei propri ospiti, dei propri alloggiati, entro 24 ore dall'arrivo. Abbiamo poi la comunicazione dei prezzi che si intende applicare, prezzi che dovranno essere comunicati entro 30 giorni dalla data di apertura della propria struttura ricettiva. Poi abbiamo l'applicazione della normativa relativa alla prevenzione incendi, l'applicazione della normativa relativa alla prevenzione legionellosi. Non si parla molto di questo problema, che invece può rappresentare dei rischi concreti non solo per i propri ospiti, ma anche per la famiglia del titolare se condivide la stessa unità immobiliare. In due parole, cos'è la legionellosi? È una patologia seria che si contrae respirando le particelle microscopiche di acqua contaminata erogata da rubinetti, dai boiler, è contenuta anche nei filtri dell'aria condizionata. Quindi voi capite che insomma, è un problema da tenere sotto controllo sin dalle prime fasi. E comunque un imprenditore ricettivo per legge deve assolutamente contemplarlo. E da ultimo, altri obblighi che sono invece legati al possesso di determinati requisiti. Ad esempio, l'acquisizione dell'attestato HACCP solo nel caso di erogazione di cibi e bevande, come d'altronde l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro che scatta nel momento stesso in cui l'imprenditore ricettivo ha almeno un dipendente. Ecco. E mi direte, va bene, d'accordo, prendiamo atto, ma chi ci può aiutare? A chi posso rivolgermi per avere informazioni o per farmi assistere nello svolgimento di questa procedura? Esistono enti pubblici, abbiamo già citato la Camera di Commercio, penso solo a livello informativo posso intervenire anche l'assessorato al turismo della provincia o della città metropolitana di appartenenza e poi ci sono gli enti privati, le grandi associazioni di categoria, alberghiere, che visto il successo crescente della ricettività alberghiera stanno specializzandosi anche in questo settore. Ad esempio Federalberghi da alcuni anni ha creato una costola che è Federalberghi Extra, dedicato proprio alle strutture ricettive extraalberghiere, Rescasa che nasceva come associazione di categoria dei residence, che invece adesso si occupa amorevolmente anche con seminari gratuiti di bed and breakfast, CAV, affittacamere e quant'altro, e AMBA, che nasce come Associazione Nazionale dei Bed and Breakfast e degli affittacamere, e ora è aperta anche alle altre realtà. Citiamo anche Confedilizia, che anche se non ha delle competenze turistiche, può dare un valido supporto tecnico-informativo a quegli operatori, proprietari di immobili o che intendono acquistare, che quindi hanno necessità di essere edotti relativamente appunto alle normative, alle problematiche proprio del settore edilizio. A questo punto parlo sempre io. No, Sì, direi Ettore, Settore vuol forse fare vuol un... fare un sondaggio. Sì, proviamo a vedere, visto che abbiamo parlato di una complessità comunque da gestire, cerchiamo di capire anche quali possono essere gli aspetti, come ci propone il nuovo sondaggio, le difficoltà che ciascuno di voi intravede nell'avvio di un'attività extraalberghiera nel vostro territorio. Vi chiedo di quindi avviare il voto. Si possono fare più di una, si può inserire più di una scelta.
e quindi potete indicare più di una risposta, e sarà interessante un po' vedere cosa viene fuori. Potete quindi rispondere a più di una, e grazie per la vostra collaborazione. Chiedo di essere più veloci possibili, così ridiamo subito la parola alle nostre interlocutrici che potranno anche commentare i dati che tra qualche istante sarò in grado di offrirvi. E allora penso che abbiano votato tutti, chiudo il sondaggio, qualche ultimo ritardatario, perfetto, grazie. E quindi queste un po' le risposte. Scarsa offerta di servizi al turista nel territorio, il 35%, ovviamente il totale non è pari a 100 perché qualcuno ovviamente ha risposto a più di una, come avevamo detto, l'interazione con operatori turistici locali, il 24%, l'investimento iniziale, il 65%, e qui può essere di aiuto qualche input, una qualche risposta delle relatrici a domande che sono arrivate in sede di iscrizione, vale a dire se ci sono delle opportunità anche di finanziamento parziale, anche parziale, per avviare queste nuove attività. Le competenze insufficienti nella gestione d'impresa e competenze insufficienti nella relazione con il turista è pari a zero. Quindi mi sembra che le prime tre siano le criticità che abbiamo riscontrato quest'oggi. A voi di nuovo la parola, grazie. Sì, ecco, dal punto di vista dell'investimento iniziale, ecco, sappiate che esistono delle leggi che regolamentano un po' gli aiuti alle start-up, quindi laddove esiste un progetto innovativo e dove per innovativo si legge relativo alla gestione digitale, soprattutto del lavoro, ci sono dei finanziamenti che vengono erogati a queste società una volta che il loro progetto viene approvato, e addirittura ci sono delle banche specializzate che offrono dei finanziamenti fino all'80% del valore richiesto per l'avvio dell'attività, senza neanche richiedere delle garanzie, che quindi è importantissimo perché un nuovo imprenditore chiaramente non ha delle garanzie da offrire. E quindi ci si può rivolgere alle camere di commercio, che le principali hanno dei progetti start-up, o degli incubatori delle start-up, che quindi chiaramente sono dei soggetti abituati a gestire questi progetti e ad ottenere poi i finanziamenti. Ci sono poi dei finanziamenti a livello regionale, ogni regione ce li ha, che provengono dall'Unione Europea, ogni regione ha le sue procedure, quindi so che anche la regione Lombardia recentemente aveva aperto un paio di finanziamenti per il turismo e la ricettività, quindi anche lì bisogna informarsi in regione e in Camera di Commercio. Quindi la possibilità c'è, perché infatti se voi parlate con qualcuno di Camera di Commercio vi dico: va benissimo, dateci il vostro progetto, il vostro business plan, i soldi non sono un problema. Chiaramente l'importante è avere almeno, concorre con almeno il 20% di tutto l'importo, diciamo, richiesto per il finanziamento. Ovviamente un po' di soldi ci vogliono inizialmente, però diciamo che i finanziamenti si possono anche ottenere o dalla banca di fiducia, addirittura anche dai parenti, perché no? Cioè, provate anche a pensare, ci sono delle persone che hanno del denaro che non vogliono mettere in banca, perché ovviamente sapete che le banche non è che diano molto ritorno di questi soldi, e quindi magari volentieri possono aiutare il giovane imprenditore. Esatto, ci sono anche i famosi business angel, no? E quindi sono delle persone interessate che magari non entrano nella gestione dell'impresa, ma desiderano finanziarla perché hanno poi un beneficio di tipo fiscale. E parlando di fisco, lascio di nuovo la parola a Giulia. Allora, è chiaro che questo è un aspetto che riguarda l'attività già inoltrata, già avviata, però secondo noi condiziona abbastanza anche quelli che sono i piani del futuro imprenditore. E allora, parlando di fisco, il primo aspetto che un imprenditore ricettivo deve tenere presente è il documento fiscale che dovrà emettere a favore dell'alloggiato a fronte delle prestazioni specifiche erogate. Ovviamente il minimo comune denominatore
valore di queste prestazioni specifiche rappresentato dall'alloggio. Poi ciascuna struttura, ciascuna tipologia ricettiva potrà fornire tutta una serie di servizi che sono contemplati e consentiti dalla normativa regionale di riferimento. Detto ciò, qual è il documento fiscale che appunto un imprenditore ricettivo deve mettere? È semplicemente una ricevuta fiscale per legge. La fattura sarà emessa solo su richiesta preventiva esplicita da parte del cliente. Qual è la differenza sostanziale tra una ricevuta fiscale e una fattura? La ricevuta fiscale non prevede la scorporazione dell'IVA da quello che è l'importo totale, quindi l'IVA non può essere assolutamente detratta. L'alloggiato, il cliente o ospite, come vogliamo definirlo con vari sinonimi, potrà chiedere che la ricevuta fiscale sia integrata con i propri dati. Questo consente quindi di dedurre la spesa, ma ripetiamo, l'IVA non può essere detratta. È ovvio quindi che la maggior parte dei vostri clienti dotati di partita, titolari di partita IVA, vi chiederà l'emissione di una fattura. Il secondo elemento da tenere presente è l'aliquota IVA. L'aliquota IVA, per fortuna, è pari solo al 10%, ma questo solo per le prestazioni erogate agli alloggiati specifiche della struttura ricettiva. Per tutte le altre prestazioni, per tutte le prestazioni diverse che esulano dall'attività ricettiva in senso stretto, torniamo all'aliquota abituale del 22%. Rita ha parlato della country house, pensiamo ad esempio ad una splendida country house che viene presa in affitto, diventa quindi una location per un evento privato come può essere un matrimonio, una cresima, una comunione, oppure per un evento aziendale come una convention, una cena di gala, un incentivo. Ecco, in questo caso l'aliquota sarà pari al 22%. Ora, questa non è la sede per parlare di tutte le implicazioni fiscali. Come vedete, ci stiamo concentrando su quelle che riguardano un imprenditore ricettivo. E quindi, con un volo ardito, arriviamo al canone speciale RAE di rite annuali SIAE. Sapete benissimo che il canone RAI è legato al possesso di apparecchi radio-televisivi, quindi non all'uso, al possesso. E qualsiasi imprenditore ricettivo, come d'altronde anche un imprenditore ricettivo occasionale, dovrà attivarsi con il pagamento di un canone speciale RAI se mette a disposizione questi benedetti apparecchi radio-televisivi dei propri ospiti, nelle camere ad esempio, o ne consente la visibilità, ad esempio alla reception piuttosto che nella sala di lettura. Il canone speciale RAI è legato alla tipologia ricettiva di appartenenza e al numero degli apparecchi radio televisivi posseduti. Trovate tutte le informazioni nel sito abbonamenti RAI. A volte sono anche delle cifre sostanziose, soprattutto per chi si attiva con questo settore, e è per questo che dicevamo che è importante anche concentrare l'attenzione sugli aspetti fiscali. Il canone speciale RAI porta con sé anche il pagamento dei diritti annuali SIAE. Sapete che SIAE è l'ente nazionale che cura gli interessi degli autori per tutelare appunto le loro opere di ingegno. Abbiamo parlato di alcuni degli aspetti fiscali statali. Parliamo adesso di quelli dei tributi che riguardano gli enti locali. Ovviamente possiamo solo citarli, non possiamo addentrarci nelle singole voci, ma già questo vi dà un'idea di quello che è il paniere nella sua complessità. Abbiamo l'addizionale regionale comunale all'IRPEF, che si applica al reddito delle persone fisiche. Perché abbiamo scritto addizionale comunale facoltativa? Perché il comune può deliberare in tal senso come no.
l'IRAP, che è l'imposta regionale sulle attività produttive, la IUC, che è l'imposta unica comunale, che ingloba appunto l'IMU, la TASI e la TARI. L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, la TASI è la tassa su servizi indivisibili, che riguarda quindi quelle spese che il comune affronta a favore della collettività, come l'illuminazione pubblica. Poi la TARI, che ben conoscete anche come privati cittadini, è la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. C'è anche un'imposta. Ecco, voi sapete la differenza tra tassa e imposta, semplicissimo. La tassa viene pagata da privato e da imprese per a fronte dell'erogazione di determinati servizi, invece l'imposta viene pagata da soggetti privati o da imprese affinché o lo Stato, gli enti locali, possano farsi carico di determinati servizi a favore appunto della collettività, però non è legata all'erogazione di un servizio specifico. Parliamo di imposta di soggiorno che è a carico degli alloggiati, quindi non è un'imposta che grava sul titolare dell'attività, ma ricettiva, ma grava sugli alloggiati. Il titolare della struttura se ne fa semplicemente carico in questo senso che fa da collettore dell'importo e poi lo gira alle casse del comune e il comune dovrebbe spendere questi importi per investimenti di carattere turistico e culturale, ma spesso e volentieri l'imposta di soggiorno va a colmare quelle che sono le casse esauste del comune di appartenenza. Varia da comune a comune, purché il comune sia inserito nella lista regionale delle località turistiche. Un comune potrebbe anche decidere di deliberare e imporre l'imposta di soggiorno, ma se non è iscritto in questa lista, non potrà assolutamente deliberare in tal senso. E la tassa di soggiorno, come dicevo, varia da comune a comune, varia a seconda della tipologia ricettiva e anche della classificazione. È chiaro che un ospite di un albergo in una stella forse pagherà un po' di meno rispetto all'ospite di un hotel 5 stelle. Detto ciò, no, dunque gli accordi Airbnb Stanno diffondendo. stanno diffondendosi laddove Airbnb fa da collettore dell'importo totale relativo ad una prenotazione, se ha stabilito un rapporto di partnership con un determinato comune, incasserà anche la tassa di soggiorno che poi sarà girata ovviamente al comune con cui ha siglato l'accordo. È il caso, ad esempio, del comune di Milano, abbastanza recente. Torino, Anche Palermo. Torino e via via. Naturalmente è interesse dei singoli comuni avere qualcuno che garantisce l'effettiva riscossione di questa imposta. Io penso di aver terminato Sì, la parte che riguarda appunto le imposte, questo eccetera. segmento. Ettore, pensavi di dire qualcosa? No, andiamo dentro il tema di come oggi può essere gestito in modo innovativo ed efficace una struttura alberghiera, parlando di marketing, in modo tale che poi apriamo il dibattito e chiedo un po' a tutti quanti di avere la pazienza magari di sforare di 10 minuti, un quarto d'ora rispetto alla conclusione che era prevista alle 15:30, in modo tale da consentire alle nostre relatrici di completare la loro comunicazione e quindi poi di avere un momento di interazione. C'è già qualche domanda, quindi aperita, grazie. Allora, Vai tu Giulia col marketing, poi un passo. intervento Mi brevissimo perché spiace tutti tanto. sarete dotti su questo Sì, argomento, se possiamo magari ok. procedere. Grazie mille. E arriviamo a quello che è il punto focale di una qualsiasi attività che è ricettiva, che sia essa occasionale o imprenditoriale, che è il
cliente, no? Quindi la conquista del cliente. È un processo non semplice, soprattutto un mercato ricettivo sempre più competitivo, sempre più articolato, e però c'è uno strumento che ci viene incontro, che è il marketing. Marketing non è una scienza esatta, non è un metodo di lavoro, un approccio al mercato, e noi l'abbiamo chiamato, l'abbiamo definito una bussola insostituibile, perché grazie al marketing un imprenditore, un'impresa, anzi qualsiasi impresa, può identificare una precisa fascia di consumatori, clienti, chiamiamoli anche ospiti nel nostro caso, che riuscirà a soddisfare con il suo prodotto, con il suo servizio. Perché è così importante identificare questo segmento, che prende il nome di target group, in modo più semplice target? Perché è impensabile all'interno di un determinato mercato riuscire a soddisfare tutti i consumatori, no? Che hanno aspettative, desideri e bisogni completamente diversi uno dall'altro. Pensiamo ad esempio ad un mercato che sembrerebbe semplicissimo da approcciare, come quello delle macchine di lusso, no? Dall'altra parte c'è ovviamente un target dotato di potere d'acquisto elevatissimo. Ma pensate quanto diversi sono i fan della Ferrari, macchina sportiva, dai fan della Rolls Royce, che invece ha delle prestazioni completamente diverse. Capite quanto è importante, ripeto, riuscire a identificare e a soddisfare il proprio target group o target. E quindi, per quanto riguarda in senso stretto il mercato turistico, è fondamentale conoscere la complessità della domanda turistica, chi c'è dall'altra parte, noi offriamo, e poi c'è invece chi chiede, no? E quindi è cosiddetto consumatore cliente, nonché ospite. È fondamentale per porre in relazione con il proprio territorio, con la propria struttura turistica, ricettiva, con i suoi punti di forza e punti di debolezza. Questo processo è di identificazione, consente quindi di identificare il proprio target group o i propri target. Perché ho parlato di complessità della domanda turistica? Perché non esiste più solo il turismo leisure o di evasione, come si suol dire. Questo è un retaggio ormai degli anni 50. La domanda si è proprio frazionata in macro categorie completamente diverse l'una dall'altra. Non abbiamo, ripeto, più solo turismo leisure, ma il turismo d'affari. Si parla di turismo impegnato, sono i turisti che ad esempio frequentano i campi di lavoro in estate, turismo di studio e di formazione, che non si identifica solo con gli studenti universitari, ma con i periodi di stage o con i master, turismo sanitario da parte dei parenti degli ospedalizzati che provengono da altre regioni, da altri territori, turismo religioso, dello shopping, di transito. Ecco, però non è finita. Queste sono alcune delle macro categorie nelle quali si articola la domanda turistica, però ciascuna di loro poi si articola in sottocategorie. Parlando di turismo leisure, che comunque resta il segmento prevalente sul quale tutti noi ci concentriamo, turismo leisure presenta poi un'articolazione nei prodotti della cosiddetta cultura tradizionale, che non sono altro che le attrattive classiche, monumenti, musei più famosi, ma anche e soprattutto nei prodotti della cultura di ultima generazione, chiamata erroneamente cultura minore. Qui abbiamo citato solo alcuni di questi prodotti come luoghi della memoria. Pensiamo all'enorme successo che stanno avendo i viaggi genealogici da parte, ad esempio, di discendenti di italiani emigrati all'estero che vogliono riscoprire le loro radici italiane, l'enogastronomia, l'artigianato, dove nell'artigianato possiamo anche inserire i mercatini vintage o di antiquariato, i musei interattivi che dialogano, no, con i visitatori. Gli eventi popolari, sagre, tornei, tali,
i set cinematografici, un altro segmento in forte crescita rappresentato dal turismo, delle location, dei film più famosi. I corsi artistici che possono anche essere svolti presso le vostre strutture ricettive. La vacanza si passa magari frequentando un corso di teatro piuttosto che di ceramica, tanto per... E poi, puntini, le esperienze. Questo è il gancio a Rita per entrare nel clou del nostro intervento. Allora, diciamo che adesso partite nel turismo. Le esperienze turistiche sono importantissime. Adesso noi stiamo parlando in casa di Artes, che è specializzato proprio in questo campo. Diciamo che comunque le esperienze sono tantissime, si possono declinare in vari modi, sono quelle, però la cosa più principale è quella di non considerare quello che si faceva prima, cioè l'escursione classica, e cambiare noi per diventare un'esperienza. No, l'esperienza è qualcosa di diverso, è qualcosa che rimane unica e rimane veramente nell'animo e nella mente del viaggiatore, che ne serverà un ricordo importantissimo. Quindi a tutti coloro che partecipano, diciamo, all'offerta turistica, quindi il territorio stesso, ma anche le strutture ricettive, devono far parte e devono offrire in qualche modo un'esperienza, cioè anche una struttura ricettiva, diciamo, che fa parte, se vogliamo, di un'esperienza globale, un'esperienza di vacanza globale, chiaramente sono situazioni abbastanza rare, deve comunque rispondere a certi requisiti per far sì che abbia, che possa fornire anch'essa l'esperienza. Ma come? Con l'arredamento, con la location, cioè dove si trova. Quindi bisogna trasmettere un qualche cosa anche con la struttura ricettiva. Quindi un palazzo d'epoca ha la sua storia, può raccontare la sua storia. Questo tutto aiuta a far vivere ai nuovi turisti un'esperienza diversa, perché è quello che esattamente cercano, no? Quindi i profumi, le sensazioni, cioè tutto. Addirittura voi sapete che ci sono degli esperti che allestiscono la struttura come una casa, per esempio, quindi dove propongono i colori, le forme, addirittura devono sviluppare tutti i cinque sensi, quindi anche, abbiamo detto, i profumi, abbiamo detto proprio la materialità degli oggetti, anche questo contribuisce a creare un'atmosfera e a creare un'esperienza. Quindi però qui mi fermo, perché chiaramente non voglio farvi la lezione su questo, ci sono persone molto più competenti di me e quindi lascerò poi la parola a loro. Io vi voglio parlare di tre del turismo, ma perché? Perché chi vuole iniziare adesso un'attività ricettiva o comunque imprenditoriale deve poter lavorare anche per i prossimi 10-20 anni, quindi bisogna entrare nell'ottica di capire che cosa avverrà fra 10-20-30 anni. Chiaro, noi non siamo ancora in grado di sapere, però possiamo già capire come orientarci, che cosa c'è, quali sono i trend che si stanno muovendo, perché questo è l'ambito nel quale noi dobbiamo operare. Se noi ragioniamo nei termini di target tradizionali di una volta, chiaramente non usciamo. Quindi questa è una brevissima presentazione, ad esempio, dei nuovi target, no? Quindi che chiaramente non sono così fissi. Chiaramente hanno tutte le mille declinazioni, no? Quindi vediamo un po' le novità. Per esempio, abbiamo visto nell'ambito delle generazioni, quindi parliamo sempre di target psicografici, quindi di età di persone, quindi stile di vita soprattutto, quindi i famosi millennial. Adesso anche la TV ne parla, quindi vuol dire che il termine è diventato di uso comune. Sono più grande entità di persone che attualmente si possono occupare di turismo, che possono viaggiare. Quindi dopo la generazione del boom famosa degli anni 60, questa è la più grande generazione. Sono le persone nate tra l'80, cioè gli anni 80 e il 1998. Alcuni dicono il 2000, ma noi diciamo 98 perché siamo più precisi. Sono persone chiaramente nativi digitali, che hanno tutte le loro specifiche, voi ne conoscete senz'altro, qualcuno di voi sicuramente apparterà a questo tipo di target, che hanno le loro caratteristiche specifiche, che noi dobbiamo intercettare se vogliamo lavorare per loro. Dobbiamo capire quali sono i loro bisogni, le loro necessità, i loro gusti e di conseguenza, come diceva Giulia, utilizzare tutte le nostre energie per poterli soddisfare i loro bisogni, quindi come per tutti i target. Quindi i millennial sono la generazione più vasta attualmente,
che al momento chiaramente può cominciare a viaggiare, ha già cominciato a viaggiare da un po', quindi sono una generazione che predilige, ovviamente la tecnologia fa parte della loro vita, predilige magari low cost, ma non disdegna il lusso, per esempio, no? E quindi poi ci sono altre possibilità. Adesso non vi sto a annoiare perché non abbiamo tanto tempo. Poi c'è la generazione successiva, che è quella dei nati dal 98 in poi, la chiamiamo generazione Z. È una generazione, diciamo, un pochino più consapevole, se vogliamo, rispetto alla precedente, che era così, molto più stile anni 80, io lo definirei, anche se non è così. E sono più consapevoli, più attenti all'ambiente, però sono ancora persone che hanno 20 anni ora, quindi magari non hanno ancora capacità economica, dobbiamo vedere un po' come si evolveranno. Poi ovviamente nell'ambito di queste macro categorie ci sono poi tutte le declinazioni, perché ovviamente un millennial tedesco sarà molto simile al millennial italiano, però magari sarà diverso dal millennial giapponese o dal millennial arabo. Quindi da questo punto di vista abbiamo tanta letteratura. Abbiamo per esempio i senior, no? Quindi le persone di una certa età, tipo noi, no? Della nostra età, che hanno buona capacità economica, che quindi amano viaggiare, che hanno le loro esigenze, che sono molto curiosi, non sono nativi digitali, però utilizzano pienamente i nuovi dispositivi. Quindi, poi ci sono molto interessanti, sono le famiglie multigenerazionali, quindi stiamo assistendo a un movimento turistico di persone che si muovono in piccoli gruppi familiari, quindi possono essere i nonni con i nipoti, con le zie, con i cugini, Sorelle. con le sorelle, quindi abbiamo, e quindi queste persone hanno esigenze diverse. Quindi anche io parlo anche per gli operatori turistici, no? Quindi anche un'agenzia che deve creare un pacchetto per questo tipo di famiglia dovrà diversificare anche le attività di queste persone. Le destinazioni stesse devono attrezzarsi per fornire attrattive attività, esperienze differenziate per le varie fasce d'età e per varie capacità economiche. Per esempio, ho letto recentemente che il Portogallo è un paese che da questo punto di vista ha avuto un tantissimo successo perché è riuscito a coniugare veramente offerte adatte a queste tipologie. Poi abbiamo dal punto di vista della destinazione e delle tipologie di viaggio, per esempio, abbiamo sempre il bleisure che sta diventando molto importante. Bleisure significa business to leisure, le persone che viaggiano per motivi di lavoro e quindi uniscono anche il viaggio personale, quindi anche lì si può lavorare tantissimo. Poi abbiamo le smart cities, quindi le città cosiddette tecnologiche che sono molto avanti, che magari hanno meno attrattive turistiche di una città come Roma o come Napoli, che però sono molto interessanti, quindi soprattutto sono delle città molto avanti dal punto di vista tecnologico. Le vacanze culturali sono sempre interessanti, il digital detox, questo chiaramente in questa epoca di estrema attività legata al mondo digitale, ci sono le persone che sentono la necessità e il bisogno di staccare, quindi luoghi, destinazioni dove non arriva, dove il telefonino non funziona bene, dove non c'è internet, dove addirittura si può stare in silenzio, quindi queste sono anche interessanti. I viaggi di nozze, quindi over 50-60, quindi anche questo è un bel target interessante, persone che hanno buona capacità economica, che magari vogliono rifare un altro viaggio di nozze, con più consapevolezza secondo i loro interessi attuali, magari con partner diverso, con lo stesso partner, perché no? Quindi anche lì ci sono. Poi un altro segmento interessante è quello delle vacanze green, vedete anche viaggi lenti, viaggi sostenibili, questo tutto quello che è legato alla natura e alla lentezza. Quindi ci stanno dentro anche i borghi, come dicevamo prima, e ci sta dentro proprio l'amore per la natura e l'ambiente. Ho letto che è in grande ascesa negli Stati Uniti, quindi sarà un trend che si svilupperà moltissimo anche da noi. I viaggi soggiorni esperienziali, quindi alle volte la vacanza intera è vissuta come esperienza o le singole esperienze all'interno di una vacanza. Il nuovo lusso, abbiamo detto, il lusso è un settore che non tramonta mai, chiaramente bisogna declinarlo secondo le necessità dei target odierni, che sono diversi da quelli di qualche anno fa. Poi, per quanto riguarda la modalità d'acquisto di viaggio, abbiamo visto che la maggior parte attualmente di chi acquista un viaggio lo fa tramite un dispositivo mobile. Quindi chi vuole lavorare in questo ambito deve assolutamente essere attrezzato tecnologicamente.
Poi adesso voi, la gente di viaggio sta parlando di questa nuova normativa europea, dei pacchetti turistici che cambiano, dei pacchetti spacchettati, quindi i viaggi costruiti praticamente su moduli che vengono quasi costruiti dal viaggiatore stesso, il fai da te e poi l'estrema personalizzazione. Questa è una richiesta impellente che arriva un po' dappertutto, ma le persone non vogliono i viaggi standard, vogliono sempre qualcosa di estremamente personalizzato, adattato. Perché? Perché questo è marketing, come abbiamo visto, no? Quindi ciascuno vuole avere quello che ricerca, quello che desidera secondo le proprie necessità. Mi sto dilungando un po' troppo, vabbè, ADVD brandizzate, eccetera. Abbiamo, ecco, per essere al corrente di tutte queste novità, vi consigliamo di seguire il portale di Hospitality News, la nostra amica Erminia Erminia. Donadio, che salutiamo, magari ci sente, non lo so, e comunque lei è bravissima e ci tiene sempre aggiornati. Va bene? Ho tenuto il No, tempo Eden. giusto? Andiamo oltre. Allora, ecco, ogni viaggiatore cosa cerca? Abbiamo già detto, esperienze, quindi esperienza e autenticità. Perché dico autenticità? Perché non bisogna inventarsi delle cose astruse, quindi ogni esperienza deve avere comunque un vissuto, deve avere una storia, quindi deve essere basata sulla cultura, sulla storia, sull'arte, su qualcosa di concreto che esiste veramente. Poi sta all'abilità dell'operatore renderla appetibile per target di riferimento, però deve essere assolutamente autentica. Qui rappresentare l'autenticità e deve essere riconoscibile, perché chi poi lo acquisterà, chi la sceglierà come opportunità, dovrà riconoscere questi valori all'interno. Poi, vabbè, questo è il nostro marchetto di un brand che abbiamo che riguarda appunto le attività esperienziali, e quindi Sono viaggi e soggiorni, sono solo, sono ecco, no, si storie, parla appunto ecco. di viaggi. Noi lavoriamo anche come travel designer, quindi noi proponiamo dei viaggi così che abbiano una valenza esperienziale. Per esempio, in questo ambito stiamo lanciando i viaggi genealogici, di cui già Giulia ha accennato qualcosa. Quindi possono contenere le E storie contenere, artesche. esatto, quindi noi siamo ben felici di collaborare tipo con Artes, che veramente Crea crea delle storie situazioni incredibili, proprio inedite. veramente ottime, ecco. Vabbè, infatti, come dicevamo, il turismo esperienziale che soddisfa il desiderio di vivere una vacanza come un'esperienza di vita unica e ripetibile, densa di significato da ricordare per sempre. Questo vale per tutto, quindi se vogliamo lavorare per i prossimi anni, per il futuro, dobbiamo ragionare in termini di trend, dobbiamo ragionare in termini di turismo esperienziale, questo fondamentalmente. Che altro? Che cosa Ah, offriamo noi? scusa, Ah, sì. infatti abbiamo coniato una nuova definizione, pensiamo di essere noi le prime, e siamo passate dalla customer satisfaction alla customer experience, quindi non basta Experience. più Ah sì, soddisfare il certo. cliente, bisogna immergerlo in un'esperienza Esperienza. turistica. Infatti, parlavo con delle guide turistiche recentemente in un corso, infatti ho parlato appunto delle esperienze. E loro erano un po' così, allibite, non conoscenza. Infatti uno dice, ecco, per quello che mi hanno chiesto, ma avete experience, avete esperienza? Dico sì, perché in effetti questo, soprattutto all'estero, questo chiedono i nuovi turisti. Va bene, allora noi come Giulia Carosella e Rita Collonio, diciamo, facciamo riferimento al marchio Aries 2, che è nostro da 20 anni. Che cosa offriamo? Offriamo la consulenza su misura con sopralluogo per l'avvio di strutture ricettive extraalberghiere private o non private, con sopralluogo soprattutto però nelle nostre zone, nel senso in Lombardia, ecco, magari in Piemonte, però non veniamo ancora in Sicilia In perché Sicilia insomma non diventa un po' vorremmo, difficile. ma non Vorremmo, ma possiamo. poi saremmo troppo tentate a fare una vacanza. Poi possiamo però fare una consulenza su misura a distanza, quindi possiamo inviare un questionario e quindi su questa base fare una consulenza su misura. Poi vabbè, corsi e seminari, dietro specializzata, noi in effetti abbiamo questi nostri manuali. E Non vi l'ultimo, tediamo no, troppo, siamo l'ultimo è solo questo, l'ultimo. infatti, perché vi abbiamo parlato di strutture extraalberghiere di tipo imprenditoriale, perché il nostro recente manuale verte proprio su questo. E con questo chiudiamo. Adesso aspettiamo le vostre domande. Grazie.
Bene, io ringrazio Rita e Giulia, penso che ci abbiano dato un po' un'idea sia delle problematiche tecnico-organizzative, ma soprattutto della necessità, come si diceva in ultimo, di poter essere dei protagonisti con le proprie attività extra-ricettive della scoperta del patrimonio locale e quindi moltiplicare le opportunità per consentire ai turisti di avere un motivo in più per arrivare nei nostri territori. Do la parola a Daniela Cavallo, qualcuno è andato via, nel giro di qualche minuto, se siamo brevi, riusciamo a chiudere. Prego Daniela, la tua domanda, il tuo primo intervento. Si prepari Francesco De Girolamo. Mi sentite? Sì, Sì, molto bene. benissimo. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Io vi seguo dalla Sicilia, da Ragusa in particolare. Io ho una casetta, una piccola struttura che ho su Airbnb, sono solo 4 posti letto. E ho già attivato la procedura per quanto riguarda lo sportello in questura per la registrazione degli eventuali ospiti. E dico, ma pur non avendo un'attività che imprenditoriale in questo senso, è una cosa che mi hanno consigliato di fare comunque. No, no, è È obbligatorio per obbligatorio. tutte le strutture ricettive, sia imprenditoriali che occasionali. La segnalazione degli alloggiati vale per tutti, per tutti. Perfetto. Grazie. Ah, vabbè, perfetto. Poi? C'è qualcun altro? Pronto? Ci siete? Daniela, hai qualche altra domanda? No, al Oh. momento no, grazie. Perfetto, grazie Perfetto, Daniela. grazie. Allora, Francesco De Girolamo, prego Francesco, se ci dici da dove ci segui. Francesco, buonasera. Francesco? Non riesco a vedere attivo il collegamento di Francesco. Mi Eccolo sentite qui. adesso? Sì, Sì, buonasera, la ciao. sentiamo. Buon pomeriggio. Buonasera, buonasera. Dunque, sono Rapallo, Liguria, e coordino dal 2012 una struttura ricettiva extraalberghiera con 60 posti letto. Avrei delle idee imprenditoriali rispetto alla gestione di strutture ricettive di pari dimensioni o capacità. Cercavo appunto, come li avete simpaticamente chiamati, o business angel o un incubatore che potesse aiutarmi a supportare queste idee. C'è un'associazione, Rita, c'è un'associazione di categoria dei business angel. Se ha un attimo di tempo, La consulta memoria, a io memoria è un poi po' chiamo la difficile. parola a Santo Ali e po così poi possiamo rispondere ad entrambe, che purtroppo dobbiamo chiudere. Prego Santo, buonasera. Grazie Francesco comunque. Santo, ci senti? È attivato il microfono, puoi intervenire. Penso che sia attivato. È attivato? Ecco, ti ascoltiamo, buonasera. 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 Ciao, grazie della parola. Chiamo mi sono connesso alla Sicilia, quindi se volete venire in Sicilia per una vacanza fatemi sapere. Prendo il balzo. Io sono Niente, la mia anche di domanda origine palermitana, quindi un po' di sangue siciliano ce l'ho. Ecco, prego, scusami se ti ho interrotto. struttura ricettiva è sul territorio catanese, abbiamo una ventina di posti letto e ne stiamo valutando per altri, di allargarci per un'altra ventina in un'altra struttura in realtà. Quello che ho notato in un anno di esperienza è che strutture ricettive piccoline, appunto, che non superano i 20 posti letto, offrono un'esperienza più autentica, diciamo, e di connessione fra i viaggiatori stessi all'interno della struttura. Una delle esperienze che più mi sembra di capire sia ricercata è quella personale, cioè di connessione con la comunità che ti accoglie in qualche modo, quindi la comunità Certo. locale, la comunità anche dei viaggiatori di lungo termine, appunto, che è presente in struttura. Per mantenere una spontaneità e un'autenticità di questo tipo di esperienza, avete suggerimenti particolari? Perché chiaramente dopo un anno abbiamo più o meno migliaia, abbiamo conosciuto un migliaio di persone e inizia a diventare un po' più difficile mantenere l'autenticità e la spontaneità. Avevo pensato anch'io a un'idea imprenditoriale che potrebbe allargare
un po' il bacino di persone che accolgono, soprattutto durante la fase di check-in, però sono aperto ovviamente a suggerimenti e magari in altra sede si potrebbe Ma discutere scusa, perché noi non abbiamo in questo momento presente la normativa. Tu stai quindi svolgendo un'attività in modo occasionale, non imprenditoriale, perché la Regione Sicilia lo consente. Sì, ma Finalmente sarà consiletto. imprenditoriale. Sarà Come? imprenditoriale. Sarà imprenditoriale a breve, perché abbiamo concluso Ah, l'anno. ecco, era per capire la domanda, inquadrarla. È certo che un'attività imprenditoriale ti consente, come si diceva all'inizio, di con tutta tranquillità di poter ricorrere a delle figure estranee a quelle che è il tuo nucleo familiare o allargato di amici, non so, e quindi prendere tranquillamente, offrire dei servizi che connettano maggiormente con gli ospiti, con il territorio, dalla guida turistica, magari specializzata in astronomia, e perché no, attivarti con la stessa artessa, quindi per poter raccontare delle storie, poter far vivere la tua struttura, il tuo territorio nel modo più esperienziale possibile. E si tratta semplicemente di capire quali sono le caratteristiche, ma già ben lo sai, del tuo territorio, quali sono gli aspetti più autentici, e valorizzarli in modo più continuativo, in modo più organizzato, potendo, ripeto, far ricorso in tutta tranquillità anche a figure specializzate, dalla guida, ad Artes, non so, il contatto con la cantina locale, e organizzare tu stesso all'interno della struttura degli eventi Bene, con tematizzati, tipo dividere. tematizzati, che abbiano però sempre un collegamento, ripeto, gli aspetti più veri, più autentici del tuo territorio. Se mi posso Bene. permettere, io so che esistono in Sicilia delle piccole associazioni o dei gruppi di persone che si occupano proprio di questo. Se mi scrivi un'email, ti cerco che è il mio contatto di Facebook, adesso in questo momento non sono in grado di dartelo, e ti potrei fornire questo nominativo. Perfetto, purtroppo siamo agli Bene, sgoccioli, io Frangela. devo girare. Scusami Ettore, volevamo L'ultima semplicemente cosa, citare allora, l'associazione di Business Angel. quindi per Francesco esiste c'è un sito www.italianangels.net, questo è uno. Quindi Perfetto. Devo girare un'altra domanda pervenuta da Maria Pia Caruso, che non ha compreso bene la questione della comunicazione unica, cioè qual è la documentazione che deve essere fornita per fare la richiesta. Allora, Dopodiché. non c'è una documentazione cartacea, può scaricare, Online. è tutto online, è una comunicazione telematica, quindi deve accreditarsi entra in Google, cerca quello che è il portale di riferimento, che dovrebbe essere Sì, impresainungiorno.it, esatto, impresa in un si giorno. accredita e poi avviene tutto per via telematica, quindi non ci sono dei documenti cartacei da compilare e poi da inoltrare. Avviene tutto via computer. Bene, io penso a nome di tutti di ringraziare in particolare Rita Polloni e Giulio Casella per essere state con noi, averci dato degli input interessanti per lavorare su questo tema di avviare e gestire al meglio una struttura extraalberghiera. Ringrazio tutti voi partecipanti, vi ricordo che invieremo le slide e l'eventuale documentazione che Rita e Giulia volessero girare. E ancora, il prossimo webinar è su un altro tema, penso, molto interessante, vale a dire il tema delle rievocazioni storiche come opportunità culturali, turistiche e economiche del territorio. Che chi volesse cimentarsi con il turismo esperienziale professionale con noi può trovare nel sito Progetto Artes tutti gli strumenti per poterci seguire e anche mantenere una relazione, perché come Artes Academy ci fa molto piacere essere dei tessitori di relazioni, come anche oggi abbiamo fatto con queste nostre splendide amiche. Quindi grazie a tutti, buon Grazie a voi, proseguimento. grazie a tutti voi. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro.
Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona serata. Grazie.